Buon pomeriggio, oggi vi faccio vedere il peperoncino principe italiano, e cioè il diavolicchio calabrese. Peperoncino, c'è tanto da dire di questo peperoncino. Innanzitutto direi, ahu! Gatta che ovviamente drizza le orecchie, ma non mi caga. Cosa dire, diavolicchio calabrese. I peperoncini calabresi ce ne sono tanti, tutti buoni. Secondo me, a mio modesto parere, è la regione migliore del mondo in quanto a piccante, perché sono capsicum annuum, quindi non hanno quella potenza distruttiva ma anche dolciasta degli habanero, tanto per dirne una. Ma hanno quel gusto tipico del piccante, veramente squisito e piccante non estremo, ma comunque che si sente molto bene. Si tratta di questo peperoncino che, come caratteristiche salienti, ha queste fogliette piccole. I peperoncini di circa 1-2 centimetri rivolti verso l'alto, colore rosso fuoco, rojo fuoco, rosso fuoco, da verde si scuriscono per poi diventare rossi. Pare che sia il peperoncino più piccante dell'area mediterranea, e ormai è 10 anni che sono attivamente in questo mondo dei peperoncini, e a mio modesto parere è il più buono che ci sia, insieme alla Catrà e al Viagra Naturale. O quantomeno tutte le volte che faccio un sondaggio fra i membri del nostro gruppo Facebook, il diavolicchio e la Catrà sono sempre i primi due quanto ad apprezzamento per il gusto e la piccantezza. Qui ho già fatto un po' di raccolto da altre due piante e ora ho queste piante. Sono in un vaso da, se non mi sbaglio, 15 litri. Creano questo cespuglio non troppo alto, vedete, bello, con questi rametti e centinaia di peperoncini, di frutti. Quindi potete tranquillamente metterlo su una finestra o su in un terrazzo, non c'è bisogno di piantarlo, cioè non c'è bisogno per forza di avere un orto. Marco! Oh, ti sei destata? Ma per l'appunto si può mettere in un vasetto, io direi anche da 5 litri, ecco. Quindi un terzo, un terzo in confronto a questo, che è bello grande. Quindi che succede, ragazzi? È un peperoncino che, se non avete, ve lo consiglio. Il classico è farci spaghetti aglio e peperoncino con questo, è proprio la sua morte, cioè proprio il top che uno può fare nello spaghetti aglio e peperoncino è mettere questo. Quanto consiglio di metterne? Io, se è la prima volta che lo usate, consiglio di metterne uno per una pasta per due persone. Se siete veramente col palato foderato d'amianto e siete in grado di sopportare bene il piccante, guardate che bel rosso fuoco. Sembra quasi un rosso Ferrari. Io, ecco, se avete il palato foderato d'amianto, ne potete mettere uno a persona. Però dovete prepararvi poi a sudare, cari amici di semistrani.it, dove potete trovare questo peperoncino e tanto altro. Quindi, amici miei, diavolicchio calabrese, punta di diamante del nostro peperoncino italico e punta di diamante anche della Calabria, terra fantastica. E anche gente fantastica. Direi che è proprio tutto. Quindi, diavolicchio calabrese, semistrani.it di Carlo Martini. Arrivederci.